Deborah Castancia ha 23 anni, è di Tonara. Il suo sogno è fare l'agricoltore, lavorare nei campi, però un sogno attualmente bloccato. Diciamo sì, finanziariamente, perché allora io mi sono diplomata nel 2015. In cosa? Come agrotecnico. E poi ho iniziato a studiare nella facoltà di agraria a Sassari, solo che aspettando che aprisse il bando. Quindi una volta che è stato aperto ho dovuto mollare l'università per iniziare a lavorare e avviare l'azienda. Quindi abbiamo aperto la partita IVA subito, iniziati i lavori e anticipando anche sui 30.000 euro di soldi. Aspettando e sperando che arrivassero quelli del contributo. E poi questi soldi ancora non sono arrivati. Da cosa nasce la sua passione per il mondo dei campi, per l'agricoltura? Fortemente è nata durante gli studi alla scuola superiore, quindi in agraria. Lei ha una famiglia di agricoltori? No, solamente io. Quindi infatti lei sarebbe la prima nella sua famiglia? Sì, anche se da piccola comunque ho sempre seguito le attività dell'orto con mio padre, però familiarmente. Cosa spinge un giovane sardo a innamorarsi, mi passi il termine, della vita tra i campi? Innanzitutto perché è un nostro valore, cioè ci appartiene. E poi viviamo in questa realtà che molti ammirano e vorrebbero stare nella nostra zona. E poi anche il fatto di legarsi al territorio, cosa che mi ha spinto molto ad aprire l'azienda e iniziare questa attività, perché vedo che tutti i miei coetanei o vanno fuori per studiare, per lavorare e non ci tornano. Insomma, si stanno spopolando i nostri paesi, le nostre zone. Ecco, molti suoi coetanei appunto partono all'estero, lei invece ha un'intenzione contraria, restare e mettere radici qui. Sì, sì, anche perché tra le tante passioni che avevo ho dovuto scegliere e ho ritenuto più giusto fare questa scelta. Quali erano le altre passioni? Il calcio, l'automobilismo, la musica, insomma, diverse cose. E invece lei ha scelto alla fine della giostra sì, il lavoro d'agricoltore. Cerco di mettere un po' tutto assieme, però principalmente svolgo l'attività. Un'ultimissima battuta, a parte l'attuale blocco di questi finanziamenti regionali per voi giovani agricoltori, in Sardegna dal suo punto di vista c'è spazio per il mercato dell'agricoltura? È abbastanza valorizzato anche? Assolutamente sì, lo vedo dai miei clienti che mi chiedono appunto, mi richiedono i prodotti biologici, anche se non sono certificati per il momento, però la gente apprezza sia il lavoro dei giovani sia i prodotti sani.